Siamo qui a Parecchia, nell'isola di Paros, e siamo in compagnia di Emanuela Patrocchi, che è anche console onorario in questa isola, e questo ci dice anche quanto la sa lunga su quest'isola e sulla cultura. Ma siamo qui non solo per incontrare lei, ma anche per incontrare una sua creatura. Lei ha due figli, ma anche un terzo figlio, nato da poco, che è un bellissimo libro che si chiama Gli dèi non se ne sono andati. Ed è un libro che racconta la vicenda della sua protagonista di nome Zoe, no? Emanuela, presentati. Buongiorno amici di Story Hunters, sono Emanuela, come ha detto Leonardo, e io sono qua a Paro, sono arrivata casualmente nel 2003, prendendo una nave da Creta, in effetti, come tanti altri, sono arrivata su quest'isola in maniera fortuita e poi ho incontrato tante cose. In primis l'amore, mio marito. E poi ho ritrovato in questa terra, in queste isole, in questo posto, tantissime altre cose, risposte. E qui sono rimasta. E qua sono da 15 anni. 15 anni 15 quindi anni. di storia con 15 anni Paros. di storia, sì. E, qui in questa casa, che è la casa che poi ho acquistato insieme a mio marito, e qui ho costruito la mia famiglia, il mio lavoro, facevo. Io sono di Genova, a Genova avevo uno studio d'architettura, però come tante persone forse ero in attesa di una scintilla, di un qualcosa. E io ho preso il treno al volo, diciamo. Quando sono arrivata su questa isola ho affittato una stanza proprio in questo posto, proprio dove siamo ora. La proprietaria affittava camere, domatia. E io questa mia amica, che poi è la seconda protagonista del libro, Fili, che è Fili, tra l'altro in greco vuol dire amico, e per un gioco del destino era anche il nome che io avevo dato alla mia amica, da filo d'erba, non aveva nessun tipo di etimologia greca però. E siamo venute, siamo sbarcate di sera a Paros e poi siamo corse verso il castro, perché qua davanti a noi abbiamo il castro veneziano, con questa torre appunto costruita nel Medioevo dal duca di Naxo. E siamo venute qua e c'era questo cartello Domatia, Rooms to Let, e abbiamo dormito qua 2 notti. E il destino voleva che mio marito, anzi tutta la famiglia materna di mio marito, così un po' come a Genova Boccadasse, che le case sono una dentro l'altra, la casa della mamma di mio marito fosse incastrata dentro a queste Domatia. E quindi la mattina ci siamo incontrati, un ciao, un hello, non mi ricordo, e poi non ci siamo più lasciati, in effetti. Da 2003, E quindi il libro racconta la storia di Zoe, quindi Zoe sarei io, ha qualcosa di sarei autobiografico, molto, molto, però diciamo che è un come si dice, un artificio, nel senso inizia a livello autobiografico, poi però la utilizzo per trasmettere sentimenti diversi che riguardano la Grecia, perché secondo me questo libro è sicuramente un inno d'amore per la persona che ho a fianco, ma soprattutto è un canto d'amore per la Grecia e per i greci, questa terra che io amo profondamente. Infatti questo sembra un libro dell'attesa, sembra quasi un Aspettando Godot, no, di Beckett, dove però qui poi il personaggio finale arriva, l'amica Tina, e però come a un certo punto per esempio dice, la sua vita ora è una serie di istantanee disposte su questo letto ordinario, di questo posto straordinario. Cioè Zoe attende all'Hotel Byron di Tina, Atene, sì. Arriva Tina, e in questa attesa, appunto, come dice, qualcuno. no, ripropone queste istantanee, ripensa un po' al corso della sua vita, finché scopre anche la diversità con Tina, perché poi quando Tina Certo. arriva, tutto il preludio viene meno e si scopre Alla, che le due esatto, vite sono, no? si sono già lasciate, diciamo, per strada. E se noi vediamo Zoe, scusa, ecco, all'inizio è una.
È una persona che ha quindi molta, sembra avere quasi molta difficoltà, no? Zoe è particolarmente annoiata, È il triste, preludio, sì. rassegnata, è sola, è sempre da sola, Sì. no? E dice lottare tutti i giorni per un attimo di normalità, un secondo di calore, per un momento di amnesia. Sì, è questa Zoe, in questa vita, come la chiamo io, declinata in un altro alfabeto, perché adesso la mia vita è tutta in un altro alfabeto, che è l'alfabeto greco. È questa Zoe che vive una vita caratterizzata dall'estraniazione, dalla solitudine, dal non aver incontrato probabilmente, ma all'epoca chiaramente Zoe non poteva saperlo, che cosa le mancasse, ma aveva una serie di chiare e cocenti mancanze, senza capire razionalmente che cosa le mancava. È stata poi la Grecia, l'incontro con la Grecia, con il marito, in questo caso che viene appena accennato nel libro, non è che è la storia, viene raccontata a livello, sono sempre degli accenni di sentimenti, però c'è tutto questo preludio che porta al cambiamento, perché chiaramente il cambiamento, dal mio punto di vista, dal punto di vista di Zoe, che poi è un po' il mio contraltare, ha tanti segnali che vengono dati prima che avvenga il cambiamento. Poi ci vuole il casus belli, voglio dire il treno che passa, ma tu sei già lì sulla pensilina che lo stai aspettando il treno, forse non lo sai. Però hai tante cose che ti fanno arrivare lì. Essere pronto, ecco. E io mi ricordo che essendo, non lo sapevo, ma forse sì, lo sapevo, che aspettavo solo questo. E infatti ho abbandonato tutto nel giro di 9 mesi, con uno studio, con progetti avviati. Infatti anche nel libro lo racconto, lo faccio dire a Zoe, perché Zoe non sono sempre io, a volte Zoe è Tina. A volte Zoe sono degli amici, ho usato questo artificio letterario, però il fil rouge è, diciamo, questa Zoe che si rivede e che ha fatto questo gap, questo cambio. Quindi Zoe era come in attesa di un cambiamento, anche senza averlo ancora Sì, realizzato, esatto, l'esigenza. sì. Poi c'è stato quindi l'arrivo in Grecia, no? Sì, l'arrivo in Grecia e questo, appunto, come dice nel libro, Zoe compra questo, che a me piace molto, compra questo biglietto Milano-Santorini come avesse comprato il ticket per fare una radiografia, nel senso, perché chiaramente quando hai uno studio di architettura, quando hai comunque un lavoro da professionista in Italia ad agosto, è quasi necessario come fare una radiografia andare da qualche parte, bisogna per forza partire. Però partiva svogliata, ecco, tanto come appunto si racconta come secondo me il viaggio, come era il viaggio, i viaggi sono una parentesi che ti fanno immaginare una realtà che però è una realtà che poi alla fine ti fa diventare più duro e crudo il rientro se tu hai una serie di aspirazioni diverse. Probabilmente Zoe ed io, evidentemente, avevamo de dell'altro. Sì, tu dici viaggio come una realtà parallela, no? Al Parallela. cui ritorno non si aspetta che un altro viaggio, insomma, no? Esatto, sicuramente il Però viaggio ti non. cambia, perché infatti secondo me il viaggio, la bellezza del viaggio è quella. Però se ti cambia, ti cambia, non puoi ogni volta tornare nella stessa realtà che tu hai lasciato facendo il viaggio. E quindi Zoe sapeva nel momento che compra questo biglietto, ok, parto benissimo, però ritorno, ma se ritorno, ritorno di nuovo lì. Sarò diversa, ma la situazione sarà sempre la stessa. Quindi è come se facesse questa radiografia necessaria che magari le apre qualcosa di nuovo, ma che la riporta sempre nella situazione di prima. Però invece no, perché con questo biglietto Milano-Santorini, comprato più che altro per far scoprire la Grecia alla sua amica, Fili, perché io Zoe, in quel momento sono io, perché in quel momento in cui parlo del viaggio sono io Zoe. Io la Grecia la conosco già da moltissimi anni. E ci sono stata tantissime volte perché mio papà appunto è capitano, quindi abbiamo fatto tanti viaggi in Grecia e poi l'ho studiato sui libri, avendo fatto il liceo classico e via dicendo.
Fili non aveva mai visto questa Grecia, quindi ho detto la destinazione è... E poi il destino mi ha portato qui, proprio qui, qui, tra queste mura. E... È stato il tuo primo approdo? No, cioè è stato Santorini, l'ultimo approdo. Il penultimo. Il penultimo. Il penultimo, perché io poi chiaramente, essendo architetto, non so se l'ho detto, sono architetto, volevo chiaramente andare a Dilo, che è l'isola sacra, qua vicino, e quindi ho dormito solo 2 notti, quindi una turista che passava per 2 notti. Una cosa più effimera che possa accadere su queste isole. Però mio marito, che l'ha nascosto là dietro, che non viene qua, vabbè, mi aveva visto, mi aveva... E c'era stato uno scambio, però io ero partita per andare a Mykonos, la mia. E poi a Mykonos abbiamo tirato una moneta con la mia amica Fili, perché io volevo andare a Siros, che è la capitale, questa bellissima capitale delle Cicladi, dove c'è Ermopoli, questa città veneziana. Lei voleva tornare a Paros, che per me era assurdo, perché quando fai il famoso giro delle isole, cioè saltelli da un'isola, poi all'epoca nel 2003 era tutto diverso, c'erano questi traghetti molto lunghi, con questi percorsi lunghi. E mi ricordo che normalmente mi assecondava, quella volta lei non mi ha assecondato, mi ha detto guarda, tiriamo una moneta, chi vince, se vinci tu andiamo a Siros, se vinco io torniamo a Paros, e ha vinto lei. E infatti nei momenti più cupi del matrimonio, diciamo, nei momenti di crisi, la Zoe Emanuele la chiamava dicendo quella moneta ha delle responsabilità. Comunque, e quindi siamo tornati qua, e poi non mi sono più andata, perché poi lì ci siamo innamorati. Quindi da lì è cominciato il tuo rapporto anche con questa cultura molto, sì, molto, molto forte, molto fortissima, tradizionale, fortissima. No? Anche bellissima, simbolica, no? Poi parleremo del titolo del libro, no? Sì, che è un'attinenza. Sì, perché a parte il libro che si svolge appunto, come dicevi tu prima, tutto è molto, forse un po' teatrale, se mi permetto, non mi piace, certo, parlare del mio libro perché, vabbè... Perché si svolge, diciamo, la camera è ferma in una stanza, certo, e da questa stanza si va in avanti e indietro e ci si sposta nel tempo e nello spazio, diciamo. E in attesa di questa Tina, che è una seconda amica, che è vissuta veramente nella mia vita, e che aveva deciso di fare una serie di scelte sempre in terra greca, ellenica anche lei. Perché secondo me, nel conoscere questa patria adottiva, questa patria d'adozione, sì, secondo me la Grecia è un posto, soprattutto Paros, ma anche la Grecia è un posto dove le cose succedono, nel senso, se tu hai una sensibilità, una capacità per sentire certe cose, in Grecia tu riesci a realizzarle queste cose. Però la Grecia non è per tutti, la Grecia ti deve accettare così come Paros, ti sceglie. Quello che poi sostengo anche in altri scritti, ora non ricordo se Zoe lo dice, però non sempre quello che si immagina che sia la Grecia a livello turistico, a livello commerciale, non è così la Grecia in verità. Sì, chiaramente c'è tutto l'aspetto economico, però i greci, e questo l'ho vissuto sulla mia pelle, ti possono accogliere, ma ti possono accogliere in modi diversi, ti possono accogliere in maniera professionale, nel senso il loro lavoro, quindi, oppure ti possono accogliere veramente nel loro cuore, nel loro... E sono uno dei popoli, secondo me, più accoglienti che esistono, ma soprattutto più tolleranti e più garbati che io abbia mai conosciuto, e anche molto molto intelligenti. Nonostante non si abbia questa impressione, e qui riporto il libro, perché noi siamo comunque figli di una cultura occidentale, e la cultura occidentale ci dà tutte delle altre priorità, quindi l'efficienza, quindi gli orari. Io ricordo mio marito, le prime volte che venivano i miei amici a trovarmi, che si mettevano la sveglia. Gli dicevano, Gianni, domani ci mettiamo la sveglia alle 9 per andare a visitare il santuario, e lui li guardava come la sveglia. In vacanza non si mette la sveglia, ma non perché il greco è pigro, che purtroppo può avere un po' questa caricatura, questa descrizione caricaturale. Semplicemente il greco lascia, soprattutto quando può, si lascia vivere il tempo,
come dico anche nel libro, mi sembra, perché è un tempo non riempito. Noi riempiamo il tempo anche con l'hobby, cioè in quell'ora lì faccio quella cosa lì. E invece il greco, soprattutto sulle isole, ma anche ad Atene, ha un senso così, secondo me, profondo del tempo, probabilmente migliaia di anni di filosofia, di disquisizione, perché al greco piace parlare poi tantissimo ancora adesso, ce l'hanno comunque in tutti i pori. E il tempo è un tempo sempre riportato a tutta la tua vita, quindi non si fermano mai alla giornata. La giornata sì, ma però tu devi pensare che quella giornata è parte di un percorso, ed è quello che poi forse in qualche modo Zoe ricorda quando fa quel viaggio a Micene, che è stato un viaggio illuminante, quando questa guida turistica davanti a queste, come si chiama, queste antichità scoperte da uno straniero, come sempre, perché la Grecia è sempre stata in mano praticamente agli Città stranieri. dei due leoni, no? La Bravissimo, città di Agamennone. Agamennone, e mi ricordo che ero, quello è una mia esperienza personale, ero in gita di classe con la classe di mia figlia, e questa guida, fierissima, sapeva tantissime cose, proprio fierissima del suo essere greco, come sono i greci, e fa questa similitudine, come il mondo occidentale, anche noi, perché i greci non si sentono occidentali, neanche europei. Loro sono europei, ma a livello politico, tra virgolette. Però quando parlano di noi, parlano degli europei. A lui è europeo. Loro si sentono come un giunto tra l'Europa, quello che sono in Il effetti, Medio e il Medio Oriente, certo, Bisanzio, è la loro sono un storia, ponte, un no? Sono un ponte. ponte storico. E danno tutto un altro modo di pensare la vita e la loro filosofia di vita, ma io lo vivo tutti i giorni in prima persona, con mio marito, con mia suocera, a parte che con la fantastico Cicerone, con la guida di Micene. Quando ha detto appunto che tra noi e gli occidentali, lei ha detto gli europei, non c'è incontro perché per i greci la vita è un cerchio, è verissimo, quindi non c'è mai un inizio e una fine. Quindi il sentirsi così bene in Grecia, chi ci si sente bene sono tanti, non è dovuto solo, che è una cosa a cui tengo tantissimo a dire, il mare, il sole, gli ombrelloni, le spiagge. Chi fa il paese sono gli abitanti, il popolo. Questa sensazione di libertà, di possibilità, di contatto con se stessi, lo permettono i greci stessi. Perché i greci sono tra le persone più indulgenti, perché sono indulgenti con loro stessi. Si Li sanno perdonare. perdonano e perdonano. Quindi è un vivere, un dolce vivere. Perché anche se tu arrivi, voglio dire, in ritardo, se non hai. Io adesso parlo di cose più nella quotidianità, per dire qualcuno che magari pensa di trasferirsi in Grecia, però la Grecia è indulgente. È indulgente con gli sbagli, sa perdonare, ecco. Perché è come parlare un po' di persone un po' come se avessero tanto sulle spalle, come un nonno che ti guarda, ma non lo capiscono, purtroppo. Come dice Zoe, sono molto all'origine, no? Della nostra storia, della nostra Esatto. cultura. Il cristianesimo stesso, per arrivare in Occidente, transita dalla Grecia, anche dalle traduzioni della Bibbia in greco e Il Nuovo quindi poi Testamento in greco. no? La Magna Grecia, quindi voglio dire il piede della Grecia messo poi In no? Italia, In certo. Italia, eccetera. Quindi ecco, questi dei, questa cultura, questa reminiscenza, questo retaggio, quanto se ne percepisce nel quotidiano, no? Zoe dice, in Grecia ognuno può trovare la propria origine. Sì. Ecco, di che origine parli, quindi? La C'è propria, è la un... propria appartenenza, soprattutto, perché quello che poi nel libro si capisce è che Zoe è questa donna, questa giovane donna che ha vissuto, cioè una vita prima e una vita dopo. La vita precedente, che è una vita in cui si sente estranea, quindi vive una vita anche colma di successi, di amici, ma con un'estraneità di fondo. In Grecia invece trova la sua appartenenza. Perché in Grecia
c'è il fulcro, il nucleo di tutta la nostra, il nostro essere, la cultura classica. Quindi, per esempio, da qui noi vediamo dei marmi del V secolo a.C., marmi scolpiti da Fidia, le scritture di Archiloco. In Grecia ognuno può trovare il suo posto, se ha chiaramente la sensibilità, la voglia, diciamo le antenne un po' aperte, ecco, di lasciarsi un po' trasportare, non fare, ecco, il giro turistico, si deve lasciare trasportare dai tempi greci, che sono tempi assolutamente scollati dai Dicevamo nostri. prima. E quindi ecco, gli dèi non se ne sono andati. Traduci. Questo sì, l'ho copiato, Beh, come si fa ti sarai spesso, anche lasciata come architetto. ispirare. Sì, perché un amico di amici, con moltissime possibilità economiche, mi ricordo nei tempi cupi, perché abbiamo avuto diversi tempi cupi in questi anni, uno dei peggiori, a parte il Covid, è stata la grande crisi economica del 2009, che qua è stata veramente una catastrofe. E lui appunto aveva possibilità di andare a vivere ovunque. E quindi la domanda era per i suoi figli, per il suo futuro, ma non pensi di trasferirti in Europa, in Inghilterra? E lui ha detto no, io la Grecia non si può abbandonare. La Grecia è il paese più bello del mondo. Qui ci sono ancora gli dèi non se ne sono andati. Come dire, ed è vero, che è un paese spirituale, un paese che ha il divino un po' ovunque, perché gli dèi sono ancora qua, gli dèi dell'Olimpo, gli dèi della mitologia, insomma. Quindi anche nella vita tua, a un certo punto Zoe parla, no? Della sua Zoe o sui nuovi scritti che mi hai mandato, Sì, no? Che anche nei semplici gesti culinari, no? C'è una ripetizione simbolica, un gesto rituale. Quindi questi dèi sono proprio nel sono presenti, tessuto. sì. Ed è quello che poi ha fatto la prima vera amica che io ho trovato, e anche Zoe, quando mi sono trasferita qui. La colonna, come dico, la colonna del Tempio di Atena che tiene il vaso di bisco di mia suocera. Il modo in cui mia suocera cucina la moussaka, ci mette dalle 5 alle 6 ore. È come un gesto sciamanico. E sono, quando tu la guardi, ma un anche gli italiani abbiamo questo, e ti trasmette una Un presenza pace, no? ieratica anche, Ieratica, perché no? vengono Sapendo. fatti in maniera anche molto seria queste cose, nel senso Certo. vengono fatte in quel modo lì le ricette greche, non è che Certo, tu puoi tanto modificarle, certo, certo. Certo. e sì, è consolatorio. Tu hai qua un'esperienza universitaria, architettura, quindi anche un senso dell'estetica, no? Che tende a ripescare dal passato, ma a rinnovare. Allora, questi dèi che non se ne sono andati, questa ritualità, questa cultura così sedimentata nella famiglia, ha solo questo afflato così positivo o Tanto la religione greco-ortodossa, ora non so se è molto più liberale e più liberatoria della nostra religione cattolica, niente a che vedere, niente. Perché è una religione molto più mistica, quindi hanno un rapporto, loro credono, ma veramente credono. Quindi non è una cosa imposta dall'alto, ma è una cosa che nasce da dentro. Cioè puoi vedere dei ragazzini che vanno a scuola che si fanno il segno della croce mentre passano davanti alla cattedrale delle 100 porte. Perché proprio. E poi è intrisa di superstizioni, questo poi sarà tutto un altro capitolo di jaculatorie, di malocchio, di occhietti blu. Quindi è proprio un credere molto diverso dal nostro. Quindi non c'è una. La spiritualità non nel senso di religione. Una spirituale nel senso di sentire un afflato mistico, mistico come nelle dicevo, cose, mistico. in questi tramonti, li avrete vissuti anche voi che state a Paros. Sono delle cose, dei tramonti che senza dare un Lo nome al rapisco. Dio, ecco, chiunque esso sia, però
Però non puoi non fermarti. Ecco, io a Genova, sono di Genova, tramonti ne ho visti, ma non mi hanno mai fatto questo effetto, voglio dire. E il mare è un bel mare. Però secondo me qua, tra i mari antichi, tra questo Egeo che è il mare mitico per antonomasia, i greci secondo me con questo modo anche di assecondare questi tramonti, come queste vecchiettine e mia suocera che andavano con le loro sedie verso il mare a guardare il tramonto, si fermavano per andare a vedere il sole che si tuffava in mare. Tutto questo se tu hai le orecchie o se sei pronto, se non puoi, ma non è la religione per niente e neanche la famiglia, niente a che vedere con la famiglia, assomiglia molto alla famiglia italiana, probabilmente più del sud o comunque la famiglia matriarcale, però i greci sono anarchici, moltissimo anarchici. Degli anarchici, secondo me, nati, io li adoro anche per questo, perché sono, come chiamo mio marito, fanno massa critica, muro di gomma. Quindi difficilissimo vedere un greco che discute o che litiga, perché il loro modo è farti credere che tu puoi fare, però poi loro no, non si spostano. Quindi non c'è mai un vero contrasto con un greco, molto difficile. Io non ho quasi mai visto litigare, non vuol dire che sono tutti bravissimi, Certo, gentilissimi, generalizzare non si può, non si però può, però. in generale vivere in Grecia io trovo che sia non facile, sia Armonioso? Armonioso col proprio Sì, essere, quindi aprire, anche volere. con quell'anarchia che tutti un po' abbiamo dentro, no? Sì, quell'anarchia, Voler quell'attenzione affermare se alle stessi. persone. Ecco, i greci sono molto. Gli interessano le persone, gli interessano i turisti. Gli interessano non solo perché sono turisti, quello che sicuramente non si trova in altri paesi caldi. Io ho girato anche tanti altri paesi, voglio dire, senza fare il nome, ma. Non trovi quello che trovi qua, perché il greco ha comunque una cultura talmente antica e ha un modo di approcciarsi e di accogliere l'altro che da una parte è complicato, perché tu devi anche capirlo il greco e soprattutto rispettarlo. Ci sono dei codici comportamentali che non sono facili da capire. Quindi molti, io vedo molti stranieri che arrivando qua si lamentano, giudicano e non hanno capito poco, secondo me, perché il greco tanto ha bisogno di essere rispettato e ha bisogno di tempo, come tanti altri popoli di mare comunque, perché poi la Grecia è un paese di mare Di mare, prettamente. soprattutto. E poi è un popolo che è caratterizzato dal filottimo, che te ne avevo già parlato, che è Filo. questo amore, che è un concetto che è solo greco, che è un concetto unico. E questo filottimo io lo trovo in cantiere con il mio idraulico, lo trovo all'aeroporto, lo trovo quando prendo un taxi. Il filottimo, secondo me, è proprio un velo che ammanta la Grecia. Forse se posso dire la caratteristica vera della Grecia è il filottimo, che si incontra come turista, come viaggiatore, come nuovo professionista che vuole aprire un'attività. Il filottimo è un concetto solo greco, intanto, una parola intraducibile. Il Filo, cos'è? filo è Amico, amore, amore amore. per l'onore, in teoria. Però Filo, amore per l'onore. non è traducibile perché è proprio l'essenza dell'essere greco. Quindi è l'amore per la Grecia, l'amore per la Grecia quando non si è in patria, quindi tutti i greci in Australia, in America, è il senso dell'essere greco, quindi il rispetto per i bambini, il rispetto per gli anziani, il rispetto per l'ospite, la garbatezza, come dicevo, il senso del giusto. Io per dirti, quando sono arrivata qui, io il mio lavoro è l'architetto, io faccio l'architetto, ho lo studio d'architettura sull'isola. E io non volevo continuare a fare l'architetto, perché non volevo, non l'architetto come progettista, ma non volevo più occuparmi di cantieri. Direttore lavoro, ho detto no, basta, ho fatto così fatica in Italia, cambio vita, ho preso questo treno bellissimo e quindi ho comprato questa casa insieme a mio marito, abbiamo fatto questo albergo, Hotel Pantarei,
Pantarei ce l'avevo in cuore dai tempi del liceo, questo tutto Eraclito. scorre, sì. Perché appunto tutto scorre, sono venuta qua per 2 giorni, mi sono trovata a comprare la casa, avevo dormito per 2 notti, insomma Pantarì, che poi si dice Pantarì, ma vabbè, non facciamo i sofisticati. Pantarei, perché ei è un dittongo che si dice Esatto, ei, quindi esatto. Pantarì. Loro dicono, cioè i greci con Pantarì. E non volevo più fare l'architetto, il direttore lavori, quindi ho cominciato i primi anni e affittavo stanze. Poi vabbè, l'architetto lo sei, non lo fai, quindi mi mancava e quindi ho ricominciato. E i cantieri avevo molto timore, perché ho detto su un'isola, con praticamente il 99% sono stranieri i miei clienti, Immagino. committenti. Eppure sono i primi loro, quelli che lavorano nel cantiere, a fare in modo che il cliente non abbia problemi. Quando dico il filottimo, hanno un senso della misura, del giusto. Non sono tutti così, voglio dire, però è molto diffuso. Addirittura, quando ho capito che qui non c'è un ispettorato edilizio come da noi, nel senso tu cominci a fare dei lavori e non arrivano i vigili a chiederti. Quindi si sono come si dice, limitati da soli in tutti questi anni. Immaginate voi cosa sarebbe successo, cosa è successo nel sud della Francia, nel sud della Spagna, nel sud Italia. Qui a Paros, se si gira, non si vedono Dei dei mostri, mostri, no, garantisco assolutamente no, a un livello eppure senza alcun architettonico. controllo dall'alto. Perché? Perché da soli C'è un'autoregolazione, si immagino. fermano. Sì, ok, faccio un piano, faccio un attimo l'interrato, adesso cioè, non esageriamo. Questo No, no. Senso della misura, questo è tutto. Poi ho avuto anche diversi problemi, nel senso che non è che la vita era. Ma quindi, se dovessi rivolgerti a qualcuno che ha in animo magari di trasferirsi o di cercare un luogo dove cambiare vita, no? E sentendoti parlare valuta la Grecia, no? Insomma, ecco, che consigli potresti dargli? Cioè, come approcciare una terra così? Con umiltà, come bisogna fare sempre quando si va in un paese straniero, perché noi italiani non sempre siamo molto umili, io per prima, perché insomma, il paese più bello del mondo, poi da architetto, a livello storico, no, Certo. no, non, se, no, non ne parliamo neanche. Però ci vuole un'umiltà, capire che si ospiti. Io ancora adesso, nonostante ho 2 figli che sono mezzi greci, marito greco, sono qua di 18 anni da 15, però io sono ospite, nel senso mi sento vicina, però sono ospite, io so che non è il mio paese, io non posso criticare come può criticare un greco, ma non perché mi dicono qualcosa, perché si feriscono molto di più le Certo. persone quando vengono criticate dall'esterno, tra virgolette. E un'altra cosa che dico di capire che i greci in Grecia si parla un'altra lingua, ma non si parla solo un'altra lingua, c'è un altro alfabeto. E l'alfabeto cambia le teste. Quindi non c'è da imparare il greco, c'è da imparare un modo diverso di pensare. Inutile cercare di venire in Grecia e invece che godere di questo modo di pensare diverso e quindi lasciarsi trasportare. E lasciarsi anche insegnare, comunque i greci sono anche molto efficienti. Io faccio licenze edilizie, lavoro, ho anche un'agenzia immobiliare, non è che sto tutto il giorno a sosseggiare uso davanti, quindi dico ah che bello, sento gli dèi. No, io lavoro, eppure c'è un'efficienza di fondo, ma hanno dei tempi diversi. E non vuol dire che inshallah o sono pigri, hanno dei tempi diversi, delle priorità diverse. Questo me l'ha insegnato mio marito, perché i primi anni erano dei tafferugli quotidiani, perché immaginatevi una italiana del nord, architetto, con i cronoprogrammi e via dicendo, che si scontrava con mio marito, che non è che non fa le cose, però ci vuole un tempo non detto, un tempo che devi rispettarlo quel tempo, non devi assolutamente, perché è un tempo che non è casuale, perché quando poi, perché ho vissuto anche l'emergenza qua in Grecia, quando c'è bisogno di essere efficienti, rapidi,
Lo sono. Se tu vedi l'aeroporto Venizelos, non so se avete delle. Io ho una delle. Di Atene, l'aeroporto di Atene, o l'Egea, una delle migliori Certo, compagnie sì. aeree, secondo me, non posso dire del mondo perché, ma d'Europa, sono efficientissimi, professionalissimi, hanno un protocollo, quindi sanno assolutamente lavorare. Quindi se non lo stanno facendo, non è indolenza. Potremmo dire è un tempo onesto, no? È un Perché tempo per fare onesto. questo bene occorre questo Esatto. tempo e io per farlo bene ho anche bisogno di questo tempo, perché dentro quel tempo ci sono anch'io, la mia Bravissimo, vita, la mia esatto. famiglia. Se mi costringe a fare questo in un tempo dettato invece da non si Solo sa quale da fretta, bravissimo. tutta la mia vita si deteriora e quindi si Esatto. deteriora anche Esatto. l'opera che io faccio, no? Allora, è un concetto non facile da No, comprendere, no? però Però è un tempo, non è un perdere no, tempo, è un tempo onesto. è un tempo onesto di qualità, cioè bisogna, se Per tu avere ti qualità. si trasferisci in Grecia, è l'unica cosa che devi imparare ad assecondare, tra virgolette, se no porti qua delle idiosincrasie. E questo si può ricollegare al sud che declama Zoe? Zoe? Cioè il sud del mondo ha qualcosa da insegnare a ciascuno di noi. È Sì. nel sud del mondo che bisogna guardare, e lì dove nessuno vuole che vadano i nostri sguardi, lì dove andrebbe il nostro cuore se non fosse forzatamente deviato altrove. Sì, perché vabbè, prima ero io in prima persona, adesso io mi sono un po' persa, sfilacciata, sono modificata, quindi sono diventata anche molto greca probabilmente. Quindi ho però un quotidiano, come si dice, una quotidiana esperienza con i miei clienti nell'albergo, o con i miei clienti con l'agenzia immobiliare, o con i miei clienti nei cantieri, clienti nordici, normalmente. Italia del Nord, Europa del Nord. Io normalmente arrivo sempre a un punto e dico: allora, hai voluto comprare la casa in Grecia? Vuoi costruire una casa in Grecia? Perché? Non è solo il mare e il sole, perché il mare e il sole c'è in tante altre parti. Chiaramente la Grecia ha tante altre caratteristiche, è vicina, è più sicura, a livello di religione non ci sono dei tabù. Però la Grecia, il bello, ti è piaciuta per quello. Ti è piaciuta perché sei arrivato, eri in albergo e avevi fame all'una e ti hanno aperto il ristorante e hai fatto tardi la colazione e te l'hanno servita lo stesso. Questo voglio dire, questa è la Grecia. Quindi quando nei cantieri cominciano a dire: ma come? E dico: no, le cose belle uno sono difficili, secondo c'è la medaglia, ci cioè sono due aspetti della medaglia, che però non è un aspetto negativo secondo me, è il segreto di godersi questo paese. Non andare, non continuare a mettere il bastone in questa ruota che gira benissimo da sola. Chiaro che se non capisci per quale motivo, io mi immagino, vedo questi turisti, io appena arrivo all'aeroporto di Atene, praticamente bacio la terra, perché nonostante ami l'Italia, ma dopo una settimana a me manca la Grecia. Avrò avuto una vita precedente in qualche isola. La mia passione nella mia vita, vabbè, il mio lavoro, io amo il mio lavoro. Amo progettare, non credevo, ma amo fare l'architetto. E la passione, beh, sono la mia famiglia, i miei figli, mio marito. Loro sono veramente sono il mio perché, ecco. Ce ne ho tante passioni. Mi piace dipingere, piace scrivere, mi Certo, piace fare scrittura è passione. Speravo che volontariato. Beh, arrivassimo, no, sì, la perché questo non è che scrittura. il primo, no? Sì, Adesso stai lavorando sul a secondo, sì. Tospitimo si chiama, che Tospitimo. vuol dire casa mia, che parla di questa casa, di questo microcosmo attorno al quale si sono, come si dice, svolte diverse vicende, diversi personaggi. È diverso da questo. Questo l'ho scritto più di getto, questo è stato quasi catartico, come posso dire. Era Si proprio sente, no? un inno d'amore alla Grecia e ai greci, sempre io, perché il popolo fa il paese, non ce lo dimentichiamo, è Zoe, però in un altro momento, in un'altra fase. E allora lo aspetteremo con piacere, perché per conoscere un paese non servono solo le guide turistiche o storiche, no? Ma ci vuole qualcuno che attraverso la propria esperienza ci narra queste cose vissute in prima persona e
si filtrano attraverso la scrittura. Emanuela, oltre che essere scrittrice e architetto, ha anche un'attività specifica, no, nell'ambito della compravendita. Della compravendita immobiliare. Raccontaci questa tua idea, questa attività. Dopo qualche anno che avevo aperto lo studio d'architettura, mi capitava che avevo tantissimi italiani e francesi, perché parlo anche francese, avendo studiato in Francia, che mi venivano a chiedere consigli sulle case, anche perché l'oggetto è quello, insomma, l'architetto e l'oggetto immobiliare. E quindi un bel giorno, sempre mio marito, sempre lui, la mia sequoia, la mia ombra sequoia, mi ha detto: ma perché non apriamo un'agenzia immobiliare? Cosa che io da architetto non volevo assolutamente fare. E invece abbiamo aperto questa agenzia nel 2016, mi sembra, Domus Mea Paros. Lì ho usato il latino. Sono andata sul classico, del Pantarei, Domus Mea. E la nostra agenzia, Domus Mea Paros, siamo io e mio marito ed io, e gestiamo terreni, case, ville, comunque diverse proprietà sull'isola di Paros e anche su altre isole. Adesso principalmente siamo su Paros, ecco. La caratteristica, diciamo, un po' della nostra agenzia, l'approccio, l'aiuto che viene dato a un connazionale è chiaramente nella lingua originale. E anche in francese, perché... Venite in Grecia a trovarci, a scoprire questo bellissimo paese.